Ehi, eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Nello scorso video ho combattuto l'arcangelo Puppetox vincendo, ovviamente, ed oggi ci aspettano altre missioni. Quindi andiamo sulle missioni e cerchiamo Capitano Zed e Scatto Bruciante. Direi di fare prima Scatto Bruciante, che comunque è sulla stessa strada del Capitano Zed. Quindi prendiamo due piccioni con una fava. Scatto Bruciante serve sostanzialmente ad andare più veloce per le terre di Nuova Virral, però serve anche per distruggere dei massi giganti, oltre che queste casse giganti qui. E poi Scatto Bruciante serve anche per incendiare i nemici se li colpisci appunto con lo scatto. Ah, ma abbiamo un nuovo mostro qui. Vai, affrontiamolo e prendiamolo anche. Dovrei riuscirci. Livello 9, mai mort. Ok. Ora sono sia avvelenato che bruciato, ma posso curarmi senza perdere il turno, perché per fortuna non ti fa perdere il turno curarti dal veleno e dalle ustioni, dagli status in questo caso. Non tutti, alcuni ti fanno perdere il turno. Preso Maimort, let's go! Il nastro base funziona ancora. Vale la pena notare che il Maimort non ha un becco, indossa una sorta di maschera di porcellana del medico della peste. È meglio non scoprire quale volto si nasconde sotto la maschera, è la peppa. Oddio, buoni punti salute e buona la velocità. Ok, andiamo. Non vorrei... Oh, attenzione, chi è qui? Ehi, salve! Come sei arrivato a Nuova Virral? Me lo sto chiedendo anch'io. Di andando... Oddio no, Stardigrado no, ma fra tutti Proprio Stardigrado fra tutti? Tra l'altro a Mamba Anonimo ho assegnato Zefiro. Ci servirà più avanti, lo vedremo poi. Pericoloso questo viandante, livello 14 non era affatto male. Bravo. Plastica karate metallico a toccusetto e dicevo per Mamba Anonimo. Multicolpo per 3 turni è molto molto buono. Ricordo di aver avuto un'esperienza extracorporea. Fluttuavo sopra il mio corpo nel letto e poi, wish, un vortice mi ha risucchiato. Un attimo dopo ero qui. E ti sei messo qui a combattere la gente a caso? Ah, qua c'è un altro nemico da combattere. Let's go, vediamo chi è. Se riesci a battermi ti racconto un segreto. Ragazzi, qua c'è tantissima gente da combattere oggi. Un altro livello 14 che ci fa intuire quale può essere il livello al quale è il Capitano Zed che affronteremo quest'oggi. Secondo la leggenda, solo chi ha il carattere giusto può sopravvivere su quest'isola. Ti sembra Comic Sans o Times New Roman? Mi sembra Times New Roman. Oddio, questa che faceva? Ah, quella là sopra. Ah, tanto non ci posso ancora arrivare. Oddio, veramente potrei, ma non ora. No, non è ancora il momento. Non ci arrivo lì sopra. Un altro che vuole lottare. Ti piace la storia? Qual è stato il tuo evento preferito del XX secolo? La rivoluzione industriale? Ma guarda, dimmi il tuo magari. Dimmi il tuo. Il mio evento preferito del XX secolo è stato l'accordo di pace tra umani ed elfi negoziato dalle Nazioni Unite nel 1948. Bello. Senza di esso le cose sarebbero andate molto diversamente. Ok. Tra l'altro questo mostro anche è nuovo, ma l'ho già preso. Scudi errante. Abbastanza forte, non c'è il male davvero. Spesso gli scudi erranti vengono visti vagare lungo le pianure di Nuova Virral, in cerca di avversari da combattere. Nonostante l'aspetto grazioso, sono guerrieri appassionati e animati da un innato desiderio di miglioramento personale. Dai che ce la posso fare se passo a pelo e vai così! Ok, vampiro, ok. Ma prima affronto questo. Ho un legame speciale con i mai morti della zona. Sarà meglio che tu non ti metta di mezzo. Oh no. Il signore degli uccelli? Fanatico dei pennuti. E Maimort diventa quindi Apocorvo Lys. Sputo e poi muro d'aria con Kaylee per proteggere me medesimo, perché ci hanno fatto un botto di danni. A me interessa più che altro mandare KO il vostro capo, tra virgolette, perché è davvero tosto. E vinta! Bene, bene, bene. Tostina, eh? M'ha fatto sudare. Hai spaventato gli uccelli e chi mi importa? Giunge la notte su Nuova Virral. Sarà bene andare in giro di notte? Beh, non lo so, però questo mi sa che non posso comunque... Oh, invece potrei e come? Guarda, faccio una cosa veloce e poi torno subito, eh. Eh,
Ecco qua, così si apre la cassa lì sopra e posso salire qui e eccolo qua. E che troviamo? Nastro pieno d'acqua per i mostri tipo acqua e polpa che si mangia. E resistenza al glitter. Ok, glitter è una copertura molto particolare che non mi piace neanche un po'. Però entriamo in questa grotta qui e non posso fare nulla perché devo prima prendere scatto bruciante. Però magari posso venire qui sopra prima, per aumentare ancora un po' il mio livello combattivo. Oh, qui ragazzi, nelle terre morte. È particolare questo posto. A nuova birra nessuno sembra concordare sui fatti storici fondamentali. Alcuni scelgono di accettare l'idea di multiverso, ma io credo che quest'isola sia piena di bugiardi. Per esempio, qui un sacco di gente nega che l'atterraggio su Marte del 1969 sia realmente avvenuto. Tutti fanatici delle cospirazioni. Amico mio, lo so. Tra l'altro, su Marte, ci siamo stati prima del 69. Vedi, anche tu ti sbagli. Mi piace come Bytem Studio gioca anche con la storia, con gli eventi storici che alcune persone negano siano mai accadute, ma divertente. Certo, Marte ovviamente è finto, però, sai, no? Atterraggio sulla Luna la gente non ci crede. Vai a capire perché. Wait. Vediamo un po'. No, anche tu no! Allora. Oh, le terre morte! Ah, ma qua ci sono i succhia. I succhia. I succhia. I succhia. Terra. Fermati, so perché sei qui. Questo terreno è una perfetta opportunità di sviluppo urbanistico, ma l'ho trovato prima io. Sì, sto combattendo un po' tutto quanto il combattibile, livello 18. Wow! Beh, direi che non è momento di dare fastidio a chi bazzica questi luoghi, quindi andiamo dal capitano. Anche se il capitano di questo posto è lei, ma ci verremo in un altro momento, un'altra occasione, un altro luogo. Link, ho qualcosa per te? La Ranger Wilma è arrivata dal municipio per rifornire il mio stabilimento di nuove scorte. Questi nastri cromatici sono più efficaci di quelli base. Grazie, dammi tutto quanto. Attenzione, tu che ci dici, amico? Conosci Meredith? Ripara tutta l'elettronica della città. Se non è al suo negozio sul modo, la trovi nel parco. Falle visita se ti serve qualcosa di elettronico. Ah, Meredith! Ok, un altro momento. Bene, ora si fa sul serio. Andiamo a catturare un mostro per sfrecciare veloci come il vento. Ho sognato quest'isola da bambina. Wow, signorina! Vinta facilmente, tra l'altro. Non è un luogo magico questo? Mo'. Non saprei proprio, guardi. Ma dove spuntano fuori questi, mo'? Provo a registrare Spaccalope, che è molto buono come mostro. Non ha rimasterizzazioni, ma è eccellente. E preso. Beh, ovviamente, 100%, figurati. Dai! Va bene, ancora ci siamo. Ah, ok, scende di poco, ma eccolo qua. Spaccalope. Quando uno spaccalope raggiunge l'età in cui può difendersi, si procura un'arma improvvisata dall'ambiente circostante. In genere preferisce i pali di metallo strappati direttamente dal terreno, con tanto di zolla in cui erano piantati. Infatti, si vede. Molto forte, molto molto forte in attacco in mischia e velocità. Provo a planare da qui se ci riesco. Ok, ce l'ho fatta. Tutti noi abitanti di una bavira l'abbiamo fatto un passo nell'ignoto. Perché non farne un altro? Affidati a fratello Cooper. Fratello Cooper ha trovato un modo per lasciare quest'isola di demoni e angeli. E ora ci prepara a ricongiungerci con le nostre famiglie dall'altra parte. Ma chi è il classico santone che dice io so come fare per la via e poi in realtà non sa niente. Ma tipo se io abbia un po' di fede, no grazie, se io premo questa leva. Oh, interessante, intriguing. Vediamo un po'. Oh, si apre una grata e cosa c'è qui sotto? Una grotta piena di mostri famelici. Ok, questo fa così e... Ah, devo metterli bene? Ok, vediamo un po'. È questo, fatto. Oh, ok. Bene, vediamo un po'. Qui cosa c'è? Legno, spruzzo, nastro a ferrocromo. Ok, per i mostri di metallo. Però cos'è successo visto che si è abbassata questa specie di palizzata?
Ah, non c'è più la palizzata che divideva questa strada dall'altra. Ok, mi piace allora. Sì. Mi piace un frego. Fermati, riesco a sentire il dolore dentro di te, amico mio. Soffri perché desideri tornare a casa. Permettimi di mettere fine al tuo dolore. Diventa il nostro tributo agli angeli. Ma questo è matto. Beh, è un cultista. Sirenata è arrivata a livello 5. Quindi direi che è il momento, insomma, di rimasterizzarla. Ma prima io vorrei davvero un attimino trovare il modo di arrivare dal capitano. Perché se no, ragazzi, qua non ne usciamo più davvero. Eccola qua. Ah, anche Dandileone. Facciamo Dandileone prima allora. Cavolo, ma è veramente forte, oh. Fior di Faucio è forte davvero. Dopo un lungo periodo di ibernazione si dice che i dandileoni emergano in primavera come eleganti fior di fauce, proprio quando i primi fiori iniziano a sbocciare. Possono emettere feroci nuvole di polline proprio come un drago con il fuoco. Wow. Parte la velocità è davvero tosto. E Sirenata, rimasterizziamola. Eccola qua, decibella. In natura sono state avvistate pochissime decibelle. I primi abitanti di Nuova Virral raccontavano di aver visto draghi bianchi tra le nuvole, ma non è chiaro se stessero vedendo le decibel o se fossero semplicemente impazziti. Sto poveretto, gli devo ancora del legno, dai. Ce l'hai fatta, grazie dell'aiuto, va bene. Perché non scegli tu lo stile del cartello? Deve racchiudere il significato di Arbor Town. Un uccello, mi piace un uccello, tra fiore e delfino. Ecco fatto, che te ne pare? È fantastico. Bene. Materiale fuso come ricompensa, UV upgrade, wow. Legno come ricompensa, ma scusami. Corpo di vendicatore di balzo spello e dispersione. Va bene. Visto che ora ho aperto questo passaggio, posso fare una cosa bellissima, ovvero portare questo in un punto consono. Ah, senti, amico mio, io ci avrei anche da fare. Muoviti. Provo a prendere tutto, vede? Beh, direi che è preso, dai. Ora, non tutti i mostri quando arrivano a 0 di salute hanno una chance di avere del 100% di cattura o di registrazione, chiamatela come volete. Zoologia parte 2, ah, bene. I tuttovedi compaiono per lo più di notte, fluttuanti a diversi metri da terra. Prendono il nome dal loro comportamento inquietante. Sembrano osservare silenziosamente gli umani di passaggio con un solo occhio scarlatto che non batte mai le palpebre. Mostro degno di nota per l'attacco a distanza e la difesa in mischia. Non male, ma c'è di meglio, la sua forma rimasterizzata, ad esempio. Bene. Grande. Ma questo è un altro deposito. Un altro deposito, sì. Un altro affare di quei dei succhiaterra. Beh, 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 qua ci dovrà venire con Eugene, eh. Non facciamo cose che non dobbiamo fare con gli altri. Andrebbe bene farlo con chiunque, ma preferisco farlo con Eugene. Ah, ho sempre voluto entrare in una setta malvagia, ora finalmente posso farlo. Quindi riconosci che la setta dei cultisti è malvagia? Strano. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo un mostro nuovo, Gattivù. Wow. Molto, molto brutto il design. Devo ammetterlo, è un design davvero poco ragionato, secondo me. Perché è un mostro antropomorfo con in testa un televisore anni 90, quindi anche prima, magari anni 80, però cavoli, amico mio, proprio basic, basic. Però vedremo poi, magari come mostro non è niente male. Chissà se avremo l'opportunità di trovarlo, ma non penso che accadrà oggi. Pallottolotto! Chissà a che serve Pallottolotto. È un mostro che sfreccia molto veloce e ci serve lui per completare la missione di sfrecciare molto veloci per le terre di Nuova Virral. Preferisco usare il nastro al cromo, mi sa di. Se non ricordo male, è un mostro piuttosto ostico da catturare, anche perché comunque sia è a vita piena, eh. Non vorrei dire, ma. Vabbè, colpiamolo. Oh, mo, a voglia, altro che 100%. Al 110% stavolta. Preso. Let's go! Scatto di pallottolotto.
Il pallottolotto ha un solo meccanismo di difesa: precipitarsi a capofitto verso il pericolo quando va nel panico. È una pessima idea, ma il pallottolotto lo fa sempre e comunque. Mostro senza arte né parte, a parte la velocità. Ora puoi premere A per un breve scatto. Questa azione consuma vigore. Sì. E si autodistrugge per fare danni extra, grazie! Ne avevo bisogno! Un altro cultista. Se mi batterai ti racconterò tutti i segreti del figlio del cordoglio. No, non mi interessa saperlo, ma ti batto comunque. Nel 1988 due gruppi rock inglesi, gli Iron Maiden e gli Shades of the Nephilim, che non si conoscevano tra loro, pubblicarono contemporaneamente due canzoni dal titolo Figlio del Cordoglio. Se li ascolti al contrario contemporaneamente, in modo che le parole si intreccino, evocherai il Figlio del Cordoglio originale, un essere tanto potente da essere in grado di aprire un passaggio tra mondi. O almeno così ho sentito dire. Nessuna delle due tracce si trova a Nova Virrar, perciò non so dire se mi stiano prendendo per il naso. Comunque sia, fratello Cooper ha trovato un altro modo per lasciare Nuova Virrar, questo è certo. Ah, quindi è così che siamo finiti qui, ascoltando al contrario la canzone Figlio del Cordoglio. Oh, ecco qua le rocce che possiamo sfasciare ora. Grande. Io però vorrei trovare il capitano Zed, che se la sta dormendo alla grande, pare. Eccolo qui. Ma prima. Oh, alziamo il ponte, perché privarcene? Bene, direi che sono pronto ad affrontare il capitano. Cos'è stato? Addormentato? Assolutamente no. Stavo meritando. Sono Zed, a proposito. Detto questo, con tutti questi pallottolotti che schizzano qua e là, è molto difficile meditare. Per caso potresti occupartene tu? Ok, devo sconfiggere 5 pallottolotti per poterti poi affrontare, amico mio. Va bene, lo faccio, ma solo per poterti affrontare. Potrebbe andare a buon fine la registrazione di Macabra? Con il 70%? Yeah! Preso. Il Macabra non è in grado di vedere, ma ha la capacità di assaggiare le circostanti in cerca di potenziali prede. Preferisce farlo da punti di osservazione elevati e spesso trova una roccia o un teschio di animale su cui appollaiarsi durante la caccia. Questo è uno dei mostri che ci aveva chiesto Hoylake. Glielo porteremo magari nel prossimo episodio. E eccolo qua, l'ultimo pallottolotto da affrontare per poi poter avanzare nella missione. Ma ho le pile scariche, quindi devo andare a curarmi. E là, signore, lei che missione ha per noi? Corre voce in città che registra uno strano mostro scintillante di poteri magnetici. Niente male, eh? Si trova là in alto. Buono a sapersi. Qua si è riabbassato il ponte. Ma scusami, l'avevo alzato? Vabbè, comunque. Ecco, ce l'ho fatta, eh? Grazie mille. Accidenti, un capitano ranger non dovrebbe avere tutte queste difficoltà per un riposino. Oh, mi ero completamente scordata che anche tu sei un capitano ranger. Immagino che tu sia qui per accettare la mia sfida di addestramento ranger, vero? Sono pronto? Sì? Va bene, andiamo a Nanna. Cioè, andiamo al campo di battaglia, già. Ma siamo già sul campo di battaglia. Face down, la host. Oh no, stardigrado no, ti prego. Mi odi proprio, Zed? Che devo fare con te? Carbonella, perché sennò non va mai KO. È indistruttibile. Energizzato sì, ma almeno ti ustioni. C'ho una voglia, questa è bellissima. Magari posso andare anche in fusione, perché no? Così sentite anche le parole, insomma. A volte non so perché, ma mi ripete le cose del tutorial, tipo, cioè, me l'hai già detto due volte, no, continuo a ripeterlo, non so se è un bug o qualcosa del genere, ma comunque, ho attivato Berserk su Stardigrado perché
mi serve. Se Stardigrado va in letargo, è tremenda la faccenda. Quindi più turni resta in Berserk, più è facile mandarlo KO. Perfetto, prossimo turno dovrebbe essere quello decisivo per mandarlo KO, tanto i capitani non si curano. Gli avanza ogni volta, ok. Perfetto, va bene, tutti i dannetti di Salamagus che vorrei mandare a Nan il più presto possibile. Come procede la battaglia? Ho già vinto? Oh, se n'è accorto. Ecco qua, Galagor, peggio di Stardigrado. Pestaggio, proviamo un po' pestaggio. No, però se mando KO Salamagus è meglio, perché mi sta dando molto fastidio. Per Galagor vale la stessa cosa di Stardigrado, ovvero mandarlo in Berserk per non farlo addormentare e quindi fargli recuperare punti. L'ustione ovviamente dà una grande mano ad abbassargli i punti salute, ha una difesa mostruosa questo tizio, quindi prima va KO meglio è per tutti. Ok, penso che ci siamo con l'ustione di questo turno. Vediamo un po'. Yes! Buono! Finita! È stanco, mamma mia, capitano. Ok. Wow, quel colpo finale mi ha svegliato un po'. Ecco la tua ricompensa. Lui era il numero 3. Non importa farli in fila, tanto i livelli scalano. A differenza di altri giochi. Ma perché? Ok, letargo non comune. Ecco, se vai letargo Galagor o Stardigrado è finita. Prendetevi proprio, andate a prepararvi una tazza di camomilla, perché ci vorrà un bel po' per affrontarlo. Materiale fuso e nuovo livello. Vorrei una tazza di caffè per svegliarmi. Sì, l'ho rialzato prima. Il paradosso della tazzina di caffè è che se la prendi prima di fare il riposino a metà giornata, ti addormenti meglio e dormi anche meglio, fai un riposino migliore. Non so per quale ragione, ma il corpo umano funziona così. Dite che non c'entra niente col gioco? Esatto, infatti l'episodio finisce qui. Oh no, amico mio, c'è un'altra missione tu. La capitana Buffy è la mia preferita. Si allena a Prato di Ciliegi, sai? Lo so perché è la tua preferita, amico mio. Lo vedremo presto perché è la sua preferita. Lo è un po' anche la mia. Ad ogni modo l'episodio termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove volete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!